tutte, bentornate nel mio canale. Io sono Miss Giulia. Questo è un video acquisti dedicato ad AliExpress. Torno alla rubrica. Finalmente torno alla rubrica. Sono davvero contentissima. Io adoro AliExpress, se non si fosse già capito. Comunque, ho acquistato diverse cosine da AliExpress. Tra l'altro, alcune cose non me le ricordo neanche. Adesso stavo spulciando all'interno della busta perché ci sono diverse cosine che non ricordavo di neanche di aver acquistato. Però, ottimo. Sempre a dei prezzi molto convenienti. Ovviamente, i tempi di attesa sono un pochettino lunghi per le cosine di AliExpress, come sapete, un po' tutte. A volte, diciamo, siamo fortunate perché entro 2-3 settimane arriva qualcosa, alle volte bisogna attendere un mese, ma anche di più. Quindi adesso vi mostro quello che ho acquistato. Vi consiglio di guardare tutto il video perché ho trovato davvero delle chicche interessanti. Una di queste è un supporto per cellulari che è alla fine del mondo ed è perfetto. Perfetto, scritto proprio in maiuscolo, per registrare i tutorial, perché non intralcia assolutamente, ovviamente non solo i tutorial, ma qualsiasi tipo di video. Ho sempre acquistato il classico treppiedi e il treppiedi mi rimane talmente scomodo che voi non immaginate, specialmente per registrare i tutorial, mi rimane scomodissimo perché appunto il filo della lavorazione, vuoi non vuoi, ogni volta mi si va a incastrare nel piedino del treppiedi. Non riesco a capire come cavolo fa, però si incastra sempre sto filo all'interno del piedino. Da quando ho questo supporto per cellulare sono rinata. Quindi ve lo straconsiglio. Poi ovviamente all'interno del video troverete anche un codice sconto. Mi raccomando, seguite tutto. Rieccomi, ho acceso anche la luce artificiale perché qui non si vedeva più un ciufolo. E quindi niente, iniziamo questo unboxing. Mi sono resa conto che ho preso tanti, 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 ma tanti cipollottini. Quindi perdonate, pormi vida loca. Faccio la spacciatrice di cipollottini, ma ne ho presi tantissimi. Cioè, non mi sono neanche resa conto di aver acquistato tutti questi cipollotti. Quindi, allora, iniziamo. Ho preso questo filo arancio, davvero stupendo, che tra l'altro questo colore arancione non lo utilizzo mai per le mie creazioni. Non capisco perché, anche perché mi sta anche bene come colorazione. Quindi cercherò di utilizzarlo di più. Quindi nel frattempo ho acquistato questi cipollotti che sono davvero belli, da 4x3 mm, e poi nell'info box ovviamente vi metterò anche i link dei rivenditori. Poi ho preso anche quest'altro che è bello, davvero bello, questa colorazione è una sorta di color petrolio. Non so se rende anche in videocamera perché qui dallo schermino sembra più blu, però vi posso assicurare che è un pochettino un po' più scuro, tendente anche un po' al verde, quindi una sorta di color, proprio color petrolio. Quindi ho preso questi due cipollottini e mettiamo qui. Poi vediamo qui cos'altro ho acquistato. Ecco, come dicevo, altri cipollutini. La mia vita è proprio Luca. Allora, altre. Ah, questo qui è la stessa. Sì, è la stessa tonalità. Che bello, ne ho due. Tra l'altro mi piace. Sempre da 4x3 ho preso sempre un'altra colorazione. Non sapevo neanche di averla presa uguale. Ho preso questo verde. Molto, molto carino questo verde. Questa sorta di celeste, un più color Tiffany, sì. Poi ho preso questo. Questo era, non era un set, erano venduti singolarmente. Mi sa 60 centesimi l'uno, al filo. Questo è un rosa baby. E poi c'è anche una sorta di rosa più un color carne. Un rosa davvero molto molto tenue. A parte che si vede la differenza. E niente, adesso siamo a quota. Quanti cipollotti sono? 1, 2, 3, 4, 5. Siamo soltanto a quota 7 fili di cipollotti. Poi andiamo avanti. Questo cos'è? Un altro cipollottino. Che avevo detto io? L'arancio non lo utilizzo tanto, quindi lo volevo acquistare. Ecco, ne ho acquistato anche un doppione. Questo mi sa che sì, è più piccolo. Questo è da 2x3.
Infatti quest'altro è un po' più grande, si nota la differenza. E c'è anche la differenza di leggera di colore, non so se si nota. Questo piccino è un po' più scuretto di tonalità. Carini entrambi, quindi presto vedrete qualcosina di arancione. Poi cos'altro ho acquistato? Altri cipollatini. Questi venivano venduti così. Mi sa come quantità è anche minore rispetto a quelli sul filo. Questi sono una sorta di crystal fumé. Da un lato è crystal e da una parte è un po' più scuro. Sono carini questi. Anche questo è un colore che non utilizzo mai. Poi vediamo cos'altro ho preso. Altri cipollatini! Com'era questo video? Ho preso tante cose interessanti, ma poi alla fine vedrete soltanto magari una cosa interessante. Dico per tutte. Un filo molto. Ah, sono due fili. Molti fili di questi cipollatini piccini piccini da 2x3. Questi sono colorazione gold. Ok, fino a ora ho mostrato solo cipollatini. Ottimo. Poi, aspettate. Altri cipollatini, sempre dallo stesso rivenditore di quello di prima, che infatti ho fatto incetta da questo rivenditore. Allora, questi sono proprio grigio, belli questi, belli belli. Questi mi piacciono tanto, che poi sono diversi da quelli che vi mostravo prima. Davvero belli. E poi tra l'altro insieme a questo colore ci sta. Sto benissimo, ma volendo anche tutti e tre mi piacciono. Sì, mi piace, mi piace, mi piace. Poi vediamo un po'. Ah, ovviamente ho acquistato anche. Dice, dove li metti tutti questi cipollottini? In una box. Ho acquistato una box di queste qui che le trovo stra 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 comode. Queste di solito le prendo anche in collaborazione con Bitbark, con Beez, Beez, cioè tutti quelli con la scritta Beez. E sono comodissime perché poi ognuna ha il suo scomparto separati. Ok? E poi ci posso mettere tutti questi cipollottini all'interno, li organizzo per colorazione. Se non ne sono 28. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sì, 28. Quindi ho voglia di metterci i cipollottini. Questi qui ci stanno tutti all'interno. Ovviamente li devo sistemare, non li metto così. E poi ho preso questo. Questa è una fascia per capelli. Non so, li vedevo lì, l'ho pagata 80 centesimi, una cosa del genere. C'ha l'elastico sul retro. Vedevo tutte queste ragazzette su Instagram con queste bellissime fasce per capelli. E poi me la metto io e sembra che mi hanno spaccato la testa. Quindi non so come metterla, sinceramente. C'ha tipo il doppio nodo, così, fatto così intrecciato. E poi c'ha l'elastichetto. Non so. Sapete qualche tutorial su come indossare le fasce per capelli senza sembrare di avere una fasciatura perché ovviamente mi sono rotta la testa? Non lo so, quando le mettono le altre sembrano carine, io mi sembro strana, non so, o perché mi devo abituare, non so. Comunque, niente, ho acquistato questa, poi vedrò come indossarla. Ho preso questi perni, aspettate. Davvero adorabili. Sono a forma di chihuahuino, di chihuahua. Che carino. Aspettate, questo sta sotto sopra. Se non gli sale il sangue al cervello. Eccolo qua. Sono troppo carini. Sul sito di AliExpress c'erano anche le zampine a forma di gattino, c'era la giraffa, cioè c'erano un sacco di animali vari. Io ovviamente ho preso chihuahua perché stravedo per i cagnolini in qualsiasi forma e dimensione. Sono carinissimi. In realtà stravedo per qualsiasi animale, però i cani sono l'amore della mia vita. Sono troppo troppo carini. Ovviamente sul retro c'è anche il pernetto e c'era scritto che sono in acciaio
Io li testo, li provo, poi vi dico se mi hanno fatto allergia o meno. Arriviamo al pezzo importante, quello che vi dicevo prima. Quindi adesso rigiro la telecamera e ve lo mostro perché ovviamente qui in questo riquadro non c'entra. Rieccomi, questo è il supporto che vi parlavo di inizio video per il cellulare, che è davvero fenomenale, è davvero molto molto stabile, perché tenete conto che la base, questa qui, questa in basso, è realizzata appunto in metallo, quindi molto stabile. Poi c'è quest'asta che può essere regolata, si può mettere o diciamo diritta oppure in tutte le inclinazioni che volete. E poi non finisce qui, perché volendo quest'asta possiamo anche allungarla in questo modo e poi ovviamente bloccarla a tutte le altezze che volete, in modo da avere anche più spazio per lavorare. Per esempio, io per i tutorial tendo a metterla a questa altezza qui, in modo che non inquadro i piedini e posso ovviamente lavorare senza problemi. Me lo metto sempre davanti questo supporto, cioè così parallelo alla mia persona, e poi qua sotto posso lavorare senza problemi. È davvero fenomenale. Anche questo può essere regolato, cioè questa parte qui dove si appoggia appunto il cellulare. Questa parte qui ha sempre l'elastico, quindi volendo qualsiasi tipo di cellulare, qualsiasi dimensione va bene. Io però questa parte qui l'ho cambiata perché mi trovo bene con questo supporto qui. Questo supporto che è sempre a molla, e lo trovo un po' più semplice anche da sganciarlo. Qui invece ti rimane bello aggrappato, bello avvinghiato il cellulare, quindi ogni volta che andavo a toglierlo da questa molla, lo facevo volare il cellulare. Quindi ho acquistato questo qui a parte, l'ho pagato 80 centesimi, a volte li trovate anche 1 euro, cioè davvero un prezzo irrisorio, e con questo potete ovviamente agganciarlo qui nella parte dove c'è il foro. Invece questo qui che vi danno in dotazione, come vedete, come dicevo prima, si può ovviamente regolare questa parte qui dove c'è la pallina in metallo, ma potete anche agganciare questo supporto in due modi: o così, mettendolo appunto parallelo e quindi in orizzontale al lavoro, oppure potete agganciare il cellulare in modo verticale, quindi agganciare appunto questo con l'altra vite che è posta sul retro, in modo che potete agganciare il cellulare adesso con una sola mano, non so se riesco. Ok, in modo che potete agganciare il cellulare, vedete, in questo modo. A parte col cellulare è tostissimo, non ci fate caso. Vabbè, lo mettiamo così, in modo che potete riprendervi in modo verticale. Invece, se volete appunto mostrarvi in volto, ma se invece avete necessità soltanto di registrare le vostre mani, quindi fare gli unboxing, tutorial e via dicendo, vi consiglio appunto di agganciarlo in questo modo. Aspettate che lo provo di nuovo a rimettere con una sola mano. Non è semplicissimo, ecco qua. In questo modo potete ovviamente posizionare il vostro cellulare. Ovviamente devo agganciarlo con una mano, non riuscirò mai ad agganciarlo. Potete registrare le vostre mani, fare i tutorial, gli unboxing, quello che preferite. Ecco, come dicevo prima, preferisco questo supporto qui perché è piccolo rispetto magari all'altro, e quindi quando vado ad agganciare o a mettere il cellulare, non ho problemi. E volendo, come vi dicevo prima, su questa vite qui potete tranquillamente agganciare anche una videocamera. Io ve lo straconsiglio, lo trovo davvero perfetto e adatto per noi che registriamo video su YouTube, tutorial, qualsiasi tipologia di video. Niente, boh, perché lo sto tagliando, non lo so. Comunque, niente, davvero davvero ottimo. Tra l'altro, come vi dicevo prima, ho anche un codice sconto per voi. Adesso posiziono la telecamera così vi mostro il codice sconto. Per quanto riguarda il codice sconto, possono utilizzarlo i nuovi utenti. E adesso mi spiego. Se voi avete un account AliExpress e non avete mai fatto acquisti da questo account, potete tranquillamente utilizzare il codice sconto.
Se poi invece avete un'email che non avete mai registrato sul sito di AliExpress, potrete tranquillamente registrare quell'email sul sito e utilizzare ugualmente il vostro codice sconto. Il codice sconto è questo qui, spero che si legga dal display del cellulare, ma ovviamente ve lo lascio anche in descrizione di questo video, è di 4 dollari e l'ordine deve avere un valore di 5 dollari. Quindi un articolo che vale appunto 5 dollari lo pagherete soltanto 1 dollaro. Potete anche usufruirne per acquistare appunto questo supporto per cellulari che è davvero spettacolare. Ripeto, ve lo straconsiglio, potete usufruirne per qualsiasi cosa, se avete bisogno di cipollottini, di scatole, se avete bisogno appunto di rivoli in vetro, ci sono tante cose su AliExpress, quindi potete comprare la qualunque, la qualunque cosa. Io già l'ho testato questo codice, quindi ovviamente funziona. Vi metto qui in sovraimpressione, qualche giorno fa ho comprato la resina, quella UV, da il barattolino da 60, da 60 grammi, e l'ho pagato soltanto un dollaro e qualche centesimo, quindi davvero davvero ottimo. E tenete conto che questo codice sconto funziona anche sui prodotti che già sono scontati. Come vedete dalle immagini, la resina già era scontata e io ho aggiunto anche il codice sconto, questo qui di 4 dollari. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Scrivetemi cosa andrete ad acquistare con questo codice sconto, che sono curiosissima. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!